PEGI 3. Ciao, sono Andrea Porta e sono Social Media Manager presso Milestone. In azienda mi occupo sostanzialmente del rapporto con voi, i giocatori. Oggi sono qui per parlarvi di MXGP Pro, il nuovo capitolo della serie che ormai conoscete tutti molto bene. MXGP Pro è speciale soprattutto perché abbiamo lavorato moltissimo sulla fisica e ci siamo avvalsi della collaborazione di veri piloti di MXGP che ci hanno dato la loro consulenza su punti di loro competenza. Uno dei punti su cui abbiamo lavorato di più è l'handling, significa la somma di tutto quello che il giocatore sente e vede mentre controlla la sua moto. La fisica proprio del pilota sta arrivando a livelli ecco altissimi, quindi nel cross diciamo lo spostamento dei pesi e il bilanciamento del corpo sicuramente è fondamentale. Quando fai così, cioè noi riusciamo proprio a buttarla giù, magari dopo parzializzi. Uno dei punti su cui il nostro team ha lavorato sono le sospensioni. E ha lavorato con l'obiettivo di far trasmettere loro un maggior numero di movimenti al telaio. Questo significa avere un feedback migliore durante le fasi di salto e di atterraggio. Maybe just the rear shock is maybe just bouncing a little bit too much. We've been talking about a lot of things, like I mentioned before, how the bike is reacting in different kind of tracks, you know, on the sand track or hard pack, because on the sand track, you know, it's completely different technique. Also, the bike is reacting. That's better already. Yeah. Un altro punto è la distribuzione della massa della moto per cambiare la centratura, e questo significa avere un'esperienza di handling assolutamente aderente a quella della MXGP. Molto più alto davanti, così la moto sta molto più leggera davanti e spingi meno, si dice meno diving. Il nostro team ha poi lavorato sullo sterzo, con l'obiettivo di liberarlo il più possibile e togliergli qualunque filtro. Questo vuol dire che ora risponde direttamente alle sollecitazioni, come possono essere i dossi o i canali scavati dalle gomme. Sul canale di prima la moto prende molto più velocità. Il team ha lavorato anche per rendere al meglio gli impatti con gli altri veicoli e con gli elementi della pista. Ha lavorato anche sul controllo del gas. Questo vuol dire che il trigger, ossia il grilletto del pad, risponde ora in maniera molto più diretta e precisa a quelli che sono i vostri input. You can feel that the bike, you know, it's real a little bit. And then you have to control the gas because, you know, if you go from the corner wide open, you go like that. I have give them like a couple of advices, about the scrubs, how the body react on the bike, you know, how the movement and everything. No, like I said, I came and with the arms. Okay. You lean the bike down. Okay. And then when you go there, when you are like that, then right, you try with the legs. Okay. To put the bike back. Relativamente allo scrub, l'obiettivo è stato renderlo più controllabile. In fase di chiusura troverete un controllo massimizzato. In fase di apertura scoprirete di poterlo utilizzare anche per salti più piccoli o addirittura annullarlo in corso d'opera. When you give a gas, it's like maybe a little bit. You try to carry as much speed that you can to the jump and then brake, and of course you close the gas and even do scrub. And you have to jump over. Ovviamente tutte le modifiche che sono state fatte sullo scrub hanno un impatto anche sul whip. Poi anche la whip secondo me andrebbe un po' migliorata. Ok. Cioè, perché adesso, ma questo dipende anche da quando fai diciamo, il miglioramento in curva. Anche sulla rampa diventa più aggressivo. In fase in aria anche gas e freno avranno la loro importanza, perché potrete variare l'inclinazione della moto con essi. L'accelerazione in aria, anche la moto si muove bene, si acceleri, va dietro. Il motocross, diciamo dagli sport motoristici, è quello più complicato a livello di gestione sia del gas che dei freni, perché alla fine la pista giro dopo giro cambia, i punti di riferimento svaniscono, le buche diventano più difficili
da prendere, i canali in curva si rompono, quindi devi cambiare traiettoria. Grazie al lavoro del nostro team avremo grip e handling differenti per ogni pista. Questo vuol dire che ogni pista avrà una sua firma e quindi restituirà sollecitazioni diverse al vostro pad. Il motore, quando siamo sulla sabbia, la sabbia è molto più pesante, il motore va giù nei giri. Poi sul duro è più libero, sul morbido, quando è bagnato, la moto slitta e va molto su, veloce. In base al terreno la frenata varia, insomma, su terreni duri dosi un po' più la frenata, sui terreni con molto grip riesci a staccare magari più deciso, ecco, e pinzare più forte, quindi varia molto sia che ti trovi, diciamo, sul fango, sul duro, sulla sabbia, ci sono molte varianti. Il lavoro del nostro team in collaborazione con i piloti ha portato MXGP Pro al livello successivo e noi non vediamo davvero l'ora che possiate provarlo.